Accolga il Signore la sua anima nella comunione gloriosa dei santi. Apra egli le braccia della sua misericordia, perché questo nostro fratello, redento dalla morte, assolto da ogni colpa, riconciliato con il Padre e recato sulle spalle dal buon pastore, partecipi alla gloria eterna del Regno dei Cieli. Sono celebrati stamattina alle ore 11 in piazza Busacca Scicli i funerali del sacerdote Don Paolo Ruta, parroco dell'unità pastorale del Carmine di Santa Maria la Nova, nominato sacerdote a 25 anni e che da circa 20 anni era parroco a Scicli, dopo essere stato a Modica e a Nota ad offrire il suo ministero sacerdotale. Un tempo trascorso donando tutto se stesso alla comunità. Una comunità che ha voluto dimostrare tutto il suo affetto, stringendosi oggi numerosa a lui. La stessa chiesa del Carmine non bastava a contenere fedeli, infatti il rito funebre celebrato da Monsignor Antonio Staglianò si è svolto in piazza Busacca. Noi siamo andati a cogliere con i nostri microfoni l'affetto della gente per Don Paolo. Ci troviamo in piazza Busacca, oggi è il giorno in cui la comunità del Carmine, ma non solo, sono arrivati un po' da tutta la diocesi, ci sono anche pullman che sono venuti in rappresentanza di tutti gli scout d'Italia che hanno conosciuto da vicino Don Paolo. Tra circa mezz'ora avrà inizio qui la celebrazione eucaristica preceduta dal vescovo Monsignor Antonio Staglianò, una piazza già gremita. Abbiamo raccolto le parole di chi ha conosciuto da vicino Don Paolo e così ha voluto ricordarlo, dipingerlo, un ricordo che noi vogliamo consegnare anche attraverso la nostra web a tutti voi che ci state seguendo. Al nostro fianco il diacono che per tanto tempo l'ha assistito, gli è stato a fianco, l'ha sostenuto, ecco, con una parola, un ricordo che tu ti porti su Don Paolo. Che devo dire? Un ricordo bellissimo, un ricordo paterno. Per me, più che un padre, era un fratello. Mi ha dato e mi ha insegnato tutto nella vita. Mi ha insegnato com'era lui, la strada, la via che percorreva lui, quella della seguela del Cristo risorto, il Cristo risorgente, amato tutti, e lui, Don Paolo, amava tutti, me compreso. Io ero uno dei più intimi, di coloro che gli stavano vicino, e grazie a lui la mia vita è un po' cambiata, ovviamente meglio. Una vita che mi ha insegnato nella semplicità, una vita che mi ha insegnato nell'umiltà maggiormente, e ancora molto di più di avere un cuore, cercare di avere un cuore aperto verso coloro che il Signore amava tanto, cioè i piccoli, i poveri, gli anziani, i bisognosi. Ma dire ricordare qualche parola sarebbe proprio poco, ci vorrebbero tante cose da dire. Io voglio dire solo una cosa semplice: Don Paolo era tutto, era l'amico, era il fratello, era il papà, ma non solo mio, ma di tutti quelli che lo conoscevano. Aveva delle bontà che ogni sacerdote dovrebbe avere, e speriamo che questo Don Paolo lo possa dare, lo possa trasmettere al suo futuro sacerdote che verrà in questa parrocchia. L'unica cosa che voglio dire, Don Paolo era la Chiesa, proprio la Chiesa raffigurava
Don Paolo raffigurava la Chiesa in tutto e per tutto. Marilena Tasca, con Don Paolo è cominciato, possiamo dire, qui al Carmine il cammino delle cellule, è cominciato anche attraverso il suo sì. Ecco, quale ricordo tu porti sulla figura proprio di Don Paolo? I ricordi sono tantissimi. Quello che in questi momenti mi sta accompagnando maggiormente è quello che gli sentivo dire spesso, soprattutto negli ultimi tempi, che se si fosse ristabilito avrebbe voluto stare tutto il tempo possibile nella chiesa di San Giovanni, dove si svolge l'adorazione continuata, per poter stare in preghiera, in silenzio e a confessare. Io mi porto tanto nel cuore di Don Paolo, perché Don Paolo era Don Paolo sempre del sì, a nessuno diceva di no, tutto sempre sì, qualunque cosa noi chiedevamo, lui era il Don Paolo del sì, ad ognuno di noi ci ha resi grande nella Chiesa, per ognuno di noi ha trovato un posto per tutti, un posto molto, molto importante, ci ha resi grande. Anche che se eravamo piccoli lui ci ha fatti grande e questo non si può mai e mai dimenticare. Il ministero di Don Paolo è indissolubilmente legato alla spiritualità scout, che è numerosa e accorsa in piazza Busacca. Ascoltiamo alcune testimonianze. Ogni suo gesto, ogni sua puntata era la parola di Gesù. Padre Paolo, come l'abbiamo sempre inteso noi, Balù, l'orso buono della giungla, è stato veramente un grandissimo, grandissimo scout, sia nel cuore sia nei primi momenti della sua vita, forse di cammino sacerdotale. È stato il nostro assistente ecclesiastico, però non dobbiamo anche nascondere dove lui ha operato, non solo a Scicli, all'inizio col Pachino, poi Scicli, poi Modica e poi di nuovo Scicli. Questa è la grande facoltà che aveva lui di muoversi in tutti i sensi, in tutti i campi. È stato anche il campo nazionale, ha fatto anche campi biblici, campi di grande intervento. Infatti le nostre intenzioni sono di grande rilievo e forse non abbiamo altre parole da dire su di lui, perché ognuno di noi ha impresso nel nostro cuore tutto quello che lui ci ha potuto lasciare, i pensieri, le parole, i suoi piedi, veramente quanta strada hanno fatto. Don Paolo ha dato tanto al movimento scout, presumo anche a tutto l'associazionismo cattolico, però per noi scout era praticamente come un padre, lui ci ha sempre accompagnato col suo zaino sempre pesante, adesso forse era un po' logoro, facendo molta strada con le sue scarpe e anche con la sua vecchia 500. Io ricordo persone della mia zona di Messina che si ricordano quando negli anni 60 magari è partito da Scicli per andare a sposare uno scout a Messina, cioè, stiamo parlando degli anni 60, quindi possiamo immaginare, insomma, adesso con queste autostrade, però una volta era una fatica non indifferente, però lui questo lo viveva come, non dico una missione, ma come quasi quasi la sua vita, era il suo senso di donarsi a tutti. Ecco, io penso per questo che oggi c'è tutta questa gente che ha voluto accompagnarlo in questo ultimo suo percorso terreno. Ascoltiamo così al volo alcune parole degli scout più piccoli che hanno avuto la gioia di conoscere Don Paolo, un po' meno degli altri, ma l'hanno conosciuto. Ecco, com'era Don Paolo? Bravo. Era bravo. Era bravo. Cosa fa? Buono. Accogliente, simpatico. Era molto simpatico e ci stava sempre accanto. Un altro, mi vuoi dire qualcosa di Don Paolo? Era sempre a disposizione, se ci serviva qualcosa cioè lui subito ce l'aveva ed era accogliente, molto simpatico e buono. Ci dispiace molto che è morto, però. Noi lo volevamo, noi speravamo che ancora lui rimaneva con noi, però gli abbiamo inviato pure una lettera all'ospedale e poi no, a me quando me l'hanno detto mi sono cadute le gambe, perché non, cioè, noi volevamo che ritornava con noi.
Presenti al rito funebre anche numerose autorità civili che hanno voluto presenziare come semplici cittadini, ma nello stesso tempo come rappresentanti della politica. Beh, diciamo che è una grossa perdita non solo per la comunità del Carmine, ma per l'intero territorio, per cui l'amministrazione deve essere presente per l'opera meritoria che ha fatto nell'arco degli anni Padre Ruta. In modo particolare, io, al di là di essere sindaco, lo vorrei ricordare per gli oltre 40 anni della nostra amicizia sincera, vera, anche se io non sono uno che frequenta molto la chiesa, però con lui ho trovato un conforto non indifferente anche nei momenti difficili che hanno, diciamo, nell'arco della mia vita amministrativa, per cui è una grossa perdita. Don Paolo era un sacerdote e anche un uomo. E per noi era punto di riferimento nei momenti difficili, nei momenti di sconforto. Io spesso parlavo con lui e lui mi dava consigli e mi incitava a continuare sempre in modo pulito, aiutando i più deboli. Mi affascinava la figura di Don Paolo perché era sempre vicino ai più deboli e vicino ai giovani. Quest'uomo con le sue parole, ma anche con i suoi silenzi, per noi era veramente punto di riferimento. A volte, anche senza spiegarle le cose, ce le faceva capire. E la cosa che mi colpì molto era il fatto che, al di là delle mura sciclitane, era un uomo molto conosciuto, molto amato, e questo si può ottenere solo quando tu dai amore agli altri. Don Paolo è stato un uomo che ha dato tanto amore a tutti quanti, a tanti cittadini, a tanti giovani, ai Boy Scout, a tutti coloro che lo frequentavano. Lasciava dentro gli uomini che lo avvicinavano una traccia, e devo dirvi che la sua traccia per me è stata, come dire, una fiamma sempre viva per ricordarmi sempre che c'è qualcuno che sta male, che va aiutato e che va sostenuto. Per questo io riservo per lui un posticino nel mio cuore e nella memoria, che ringraziando Dio è una cosa indelebile. Il rito funebre è iniziato alle ore 11 e terminato alle ore 13, due ore trascorse in profondo silenzio e in profonda preghiera, scandite dalle parole del Vescovo. Carissimi voi tutti, popolo santo di Dio, la famiglia di padre Paolo, ma qui siamo tutti la sua famiglia. Signor Sindaco, onorevoli autorità, non è poi vera la promessa di Dio: trasformerò il loro lutto in gioia. Non è poi vero che in questo clima silenzioso di mestizia, di dolore per la morte del nostro fratello Paolo, c'è una certa gioia profonda nel nostro cuore che dovremmo poter apprezzare. Siamo nel dolore, possiamo far festa, trasformerò il loro lutto in gioia, è la promessa di Dio che Gesù è venuto a compiere nella nostra vita. Perché è vero che poi si tratta di volerci più bene nella nostra vita terrena. È vero che si tratta che dobbiamo impegnarci di più. Ma soprattutto dai ricordi finali, primo tra tutti quello del fratello, del sacerdote, Don Ottavio Ruta. Sentiamolo. Vi dico soltanto una sola cosa, che poi è la sintesi di quello che il Vescovo ha detto. Il giorno prima che lui morisse, eravamo accanto a lui cinque sacerdoti. E allora lui, con la voce fioca, ha detto: sto soffrendo molto, ma sto offrendo. E ha iniziato a dire in latino l'Ave Maria,
a bassa voce e noi con lui. Altri ricordi sono stati fatti dagli scout e da Angelo Galanti in rappresentanza dell'unità pastorale del Carmine e di Santa Maria la Nova. Scusate. Carissimo Don Paolo, oggi non è un giorno triste, non è un giorno triste perché il Signore ti ha accolto tra le sue braccia. Nella tua vita hai accompagnato il cammino di centinaia di bambini, di ragazzi e di capi nell'asci e poi nell'agesci, con semplicità e condivisione, e hai segnato la strada di ciascuno con la testimonianza. Da te abbiamo imparato ad accogliere nella nostra vita, e lo abbiamo fatto giocando insieme, camminando insieme, dormendo sotto una semplice tenda. Ci hai accolto nella tua casa e in quella di Cristo come un padre, come un fratello maggiore, come un compagno di gioco. Ci hai insegnato a tenere lo zaino sempre pronto e una Bibbia piccola sempre in tasca. Hai cantato e pregato con noi. Noi ti abbiamo mai visto stanco, non ti abbiamo visto mai stanco. Non hai mai ceduto il tuo zaino, non ti hai mai fermato alla distanza nel tempo. Ti abbiamo visto sempre sorridere e allegro. Caro Don Paolo, scrivere di te e della tua vita per ricordare una persona come te è difficilissimo. Tu sei stato per noi non solo nostro pastore, ma anche nostro padre, nostro fratello e nostro amico. Sei stato il nostro punto di riferimento quotidiano, sempre pronto ad ascoltarci, al quale confessare le gioie e i dolori di ogni giorno, e dal quale trarre i consigli migliori per affrontare la vita. Il ricordo di te è l'unico fragile rimedio per rimanere in qualche modo aggrappati a te, per attenuare il senso lacerante del distacco e per placare il vuoto che ti prende quando ti rendi conto che un pezzo della tua vita è finito per sempre. Don Paolo, sei stato vero testimone di Cristo e i tuoi fratelli, non solo nel ministero del sacerdote, ma anche nel ruolo di formatore che nello scautismo, di cui sei stato fervente sostenitore, ha avuto la sua piena realizzazione. Alla fine la bara è stata portata a spalla da alcuni giovani sacerdoti della diocesi di Noto, che hanno così voluto dimostrare la loro riconoscenza a Don Paolo, che per anni in seminario ha visto crescere tante vocazioni. La bara è stata accompagnata da canti scout che davanti a Don Paolo hanno rinnovato la loro promessa. Cigli ha certamente avuto la fortuna di avere nel suo cammino davvero un uomo di Dio. Arrivederci, Don Paolo.